giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Degli angeli è vivo anche in questo brano che parla della risurrezione di Gesù. Sono gli angeli che custodiscono il paradiso terrestre con spade di fuoco dopo che l'uomo ha commesso la sua disobbedienza. Angeli, ministri del tuo volere, dice la Scrittura. Sono gli angeli che annunziano ai pastori che è nato il Salvatore del mondo. Sono gli angeli che tengono compagnia a Gesù nel deserto, dove per 40 giorni il Signore digiuna e si prepara alla vita di annuncio nel mondo di quel messaggio che egli è venuto a portare come Verbo di Dio. Sono gli angeli che nell'orto del Getsemani stanno a fianco a Gesù e lo confortano. Egli prega il Padre, suda sangue, è solo. Ha chiesto agli apostoli: state con me, vegliate con me, pregate. Non ce l'hanno fatta. Nell'ora della passione e della morte si è soli. E allora bisogna pensarci prima, affidare al nostro angelo ogni giorno della nostra vita, ma specialmente l'ultimo momento, quello in cui dovremo presentarci a Dio per rendere conto della nostra vita. Gli angeli custodiscono il sepolcro vuoto di Gesù. Maria di Magdala va e vede, era già di buon mattino, ancora buio, vede che la tomba era vuota,
Non c'era il corpo di Gesù nel sepolcro, ma c'erano due angeli in bianche vesti, i quali domandano, e adesso vediamo le tre domande che vengono fuori da queste brevi letture. La prima è quella degli angeli. Donna, perché piangi? È un interessamento premuroso nei confronti di questa donna che è lì come smarrita, desolata. Smarrita perché hanno ucciso il maestro, tanto buono, quello che era la sua luce. L'hanno spenta quella luce. E poi desolata perché adesso addirittura non ritrova più neanche il corpo del maestro. Donna, perché piangi? Ecco perché c'è ragione di piangere quando non riusciamo a ritrovare il Signore. Dove si trova quando noi siamo schiacciati dal dolore, siamo provati dal lutto, siamo intimoriti dal domani? Siamo scoraggiati dalla cattiva condotta della società. A volte siamo proprio spaventati perché cominciamo a vedere rifiorire la violenza e la crudeltà anticristiana. Il mondo sembra aver ricercato e ritrovato quel tempo del paganesimo in cui la giustizia era sempre una spada tesa. Noi stiamo lì insieme a Maria di Maddala e dobbiamo dare una risposta agli angeli: perché piangi? Se siamo capaci di aggiungere le lacrime quando abbiamo perso Gesù. E poi, ecco, la donna esce fuori e vede un uomo. Non lo conosce, non sa chi è. È Gesù, lei non lo sa. E quell'uomo domanda: donna, perché piangi? Ripete la stessa domanda degli angeli. Piango perché non trovo più il mio Signore. E allora la seconda domanda di Gesù: chi cerchi? Una persona che cerca affannosamente nella vita e non trova più chi ha amato e da cui è stato amato più di ogni altra persona, può rispondere: chi cerca? Ma Gesù non le dà tempo di dire: cerco il mio maestro. Gesù la chiama a nome, Maria. Allora lei capisce da quel calore misterioso, soprannaturale che c'è nella voce di Gesù, capisce, e lo chiama anche lei a nome: Rabboni, maestro. Allora Gesù ha ritrovato una peccatrice perdonandola e chiamandola a vivere la grazia. La donna ha ritrovato Gesù, per cui sarebbe pronta a fare qualunque sacrificio, anche a dare la vita. E qui sul Calvario si compie questo seguito del dramma della passione e morte di Gesù. Adesso il seme di quel sangue incomincia a germogliare, e prima Maria di Maddala, poi Pietro e Giovanni, poi tutti insieme gli apostoli riuniti nel cenacolo, poi i due discepoli di Emmaus che stanno tornando a casa e si vedono seguiti da un uomo sconosciuto che si interessa al loro dialogo
triste, che sono questi discorsi tristi che state facendo? E poi spiega di nuovo le scritture per far capire che quello che è accaduto doveva accadere, ma quello che è stato detto dalla profezia deve accadere anche quello. E quindi Gesù aveva detto: il terzo giorno risusciterò. E allora, come è vero tutto il resto, come è vera ogni parola del Vangelo annunciato da Gesù, così è vera anche la profezia della risurrezione: io risorgerò. E Pietro, quando annuncia questa risurrezione, si trova davanti una folla, oltre 3.000 persone, li esorta a sperare nella misericordia di Cristo, a credere nella verità del Messia che essi hanno sacrificato. Quelli piangendo domandano, ed ecco la terza domanda: che dobbiamo fare, fratelli? Chiediamolo agli angeli, chiediamolo alla Maddalena, chiediamolo a Gesù. Che dobbiamo fare, fratelli? Chiediamolo anche a Pietro e ai suoi apostoli, apostoli come lui, ora ritrovati per la risurrezione di Gesù. Noi aspettiamo lo Spirito Santo. Chi cerchi? Ora ho ritrovato Gesù, ma vado in cerca dello Spirito Santo, che cambia la mente, cambia il cuore. Da cattivi ci fa diventare buoni, da ignoranti ci fa diventare sapienti, da disperati ci fa diventare ricchi della gioia del domani. Questa è la speranza. Siamo totalmente cambiati. Gesù cambia il cuore, toglie la tristezza e mette la gioia. Maria di Maddala corse piena di gioia a portare l'annuncio. Santina Campana ha annunciato Gesù, ha capito il messaggio del Vangelo. Cosa ha fatto per identificarsi in Gesù risorto? Ha cercato ogni giorno Gesù, lo ha amato ogni giorno di più, ha imparato a pazientare, a perdonare, a tacere. Io vi ricordo solo un esempio, perché i vostri minuti a disposizione quando venite qui sono sempre pochi. Che cosa scrive Maria Vicoli nel 1948? Dice che una notte, e non era l'unico caso, alcuni giovanotti brillanti, baldanzosi, fantasiosi, andavano lì vicino all'istituto, all'ospedale, al sanatorio, e portavano la serenata. Lì dentro erano ricoverate persone, quasi tutte destinate a morire dentro breve tempo. Questa donna che scrive la lettera era ricoverata lì, in quelle circostanze, poi è guarita. E dice che durante la notte si agitavano, chi si muoveva, chi di qua, chi di là. Quindi quelli che stavano meglio disturbavano quelli che stavano lì più gravi. E tra questi Santina Campana. Quando le altre rumoreggiavano, parlavano, si muovevano, lei taceva e rimaneva lì, ferma al suo posto. Però tutto quel chiasso metteva un po' di ruggine addosso, e Santina tossiva. È il classico segno di chi ha perso ormai i polmoni. E allora la mattina due di quelli che erano con lei vanno a denunciare quello che era accaduto la notte: disturbo, chitarre, fisarmoniche, chiasso. Sono andati in due a ricorrere. La terza, Santina,
non c'è andata. Allora, la suore che ha sentito tutto quello che era successo, che ha fatto? Taglia dritta, va da Santina e dice, questa notte te l'hanno portata la serenata, finalmente, perché o ha voluto fare una battuta, oppure ha voluto pensare che, essendo lei rimasta zitta, non ha detto niente, non ha protestato, non ha accusato, e allora sta dalla parte sbagliata. E allora Santina risponde, sì, me l'hanno portata la serenata, infatti io non ho dormito per niente, non aveva dormito per la serenata, ma per la malattia. E gli uomini possono anche interpretare male il bene, accusarvi quando voi avete assolutamente innocenza nella coscienza, non avete colpa di cose sbagliate che succedono nella società. Io credo, anche quella notte, Santina ha avuto dal Signore la possibilità di fare un'offerta più dolorosa e più preziosa del solito, tacere accusata e pregare per i peccatori, tutti quelli che suonano la chitarra e la fisarmonica, quelli che denunciano il male ma non sanno fare altro, quelli che del male diventano vittima, perché? Perché non credono nella potenza di Dio che fa miracoli. Maria di Maddala ha sperimentato questa potenza, ha sentito la voce di Gesù risorto, l'ha visto, l'ha contemplato.